La Gran Loggia d'Italia, comunemente la Massoneria, nell'immaginario collettivo una lobby, si svela e parla di sé in temi moderni che non contemplano misteri o segreti, ribadendo invece l'ispirazione adogmatica, liberale, aperta ad ogni essere umano degli iniziati, senza distinzione di etnia, di sesso, di credo politico o religioso. Ad oggi l'associazione è composta dal 70% di uomini, 30% di donne. Circa il 20% sono giovani di età inferiore ai 35 anni. A Lanciano, presso il Salone d'Onore dell'ex Casa di Conversazione, è intervenuto Luciano Romoli, sovrano, gran commendatore, gran maestro della Gran Loggia d'Italia, su invito del Centro Sociologico Italiano, sede locale. Un confronto moderato da Licia Caprara, occasione interessante per parlare e conoscere la Gran Loggia d'Italia e rendere anche omaggio alla città di Lanciano, che vanta una storia e una tradizione massonica di alto profilo. Il Gran Maestro Romoli ha tracciato il punto su temi cruciali della massoneria, ripercorrendone la storia, il presente, l'orientamento futuro, facendo cadere anche tabù molto comuni. Un conto è il lavoro massonico, un conto è quello che fanno i massoni fuori dal tempio. La massoneria non può, essendo un ordine iniziatico, che è una cosa estremamente precisa, occuparsi né di politica, né di affari, né di religione. La nostra è una proposta che va solo e soltanto agli uomini e alle donne. Noi non facciamo differenza di genere, né di razza, né di culto, né di censo, né di idea politica. Accogliamo tutti gli uomini perché riteniamo che tutti gli uomini siano figli dello stesso cielo. La massoneria è un percorso di miglioramento, un percorso di miglioramento che potremmo definire sia orizzontale per quanto riguarda la società degli uomini, sia verticale per quanto riguarda coloro che avranno la sensibilità di verificare la possibilità di una dimensione superiore, che ovviamente rimane all'interno del proprio intimo. In massoneria non si può parlare di segretezza, si parla solo e soltanto di riservatezza. La differenza che noi abbiamo in Italia, a differenza delle altre obbedienze internazionali, è che in Italia purtroppo non abbiamo una legge che regola la massoneria, perché essendo noi un unico abbiamo difficoltà ad adeguarci a modelli che non sono completamente idonei per l'attività che noi svolgiamo.